Allora, di solito quando provo le scarpe, in quanto praticamente non appoggio mai il tallone, cerco quasi di tallonare apposta. Ti dico, la scarpa anche nel tallone è molto ammortizzata, soprattutto nel tallone molto ammortizzata rispetto ad altre scarpe che non cito adesso perché te lo so che a te non piace, ma faremo la review più avanti. Chi non è avvezzo alle questioni di progettazione delle scarpe da corsa non sa che il ciclo di progettazione è tipicamente di 2 anni e con il lancio delle Mizuno Wave Sky 5 siamo arrivati ad un nuovo ciclo. Può succedere che al terzo anno la scarpa che prima era molto apprezzata dal posistematore faccia un fiasco pazzesco, oppure al tempo stesso che questa scarpa venga in realtà apprezzata molto di più rispetto ai modelli precedenti. Siccome questo è proprio il caso, direi che se mi seguite per 3 minuti vi spiego in dettaglio di cosa stiamo parlando, partendo ovviamente dalle specifiche. Le Mizuno Sky sono una scarpa di 309 grammi di peso, drop 8, 37 mm nel tallone, 29 mm nell'avampiede, ma comunque una sensazione di contatto al suolo grazie alla mescola abbastanza discreta. La tomaia e l'intersuola sono state completamente ridisegnate, tomaia in Energy Core, intersuola in Schiuma Energy, intersuola davvero più morbida ma al tempo stesso molto reattiva. Non c'è più una tomaia in Knit, ma una tomaia molto più confortevole e aderente che consente davvero di gestire al meglio i cambi di direzione, tomaia che secondo me sarà molto apprezzata da tutti i podisti amatori che vogliono correre a lungo. In estrema sintesi sono due le cose che mi hanno impressionato di questa scarpa. In primo luogo, questa scarpa, grazie alla presenza copiosa di Schiuma Energy, consente un appoggio davvero morbido nel tallone e nel mesopiede, appoggio che vi farà apprezzare la corsa ancora di più e vi consentirà di avere una sensazione di appoggio sul cuscino. E per chi se lo fosse chiesto, no, non mi hanno davvero amputato in braccio, ho in effetti utilizzato Insta360, della quale farò una recensione prossimamente qui sul canale. Si riesce a correre velocemente nonostante non ci sia la piastra Wave grazie alla reattività di questa intersuola, e quindi anche le corse lente possono essere svolte in maniera un po' più veloce, ma sappiate che questa scarpa dà il meglio di sé proprio nei lenti rigeneranti. In secondo luogo, questa suola è davvero molto resistente e al tempo stesso flessibile, cosa che vi consentirà di apprezzare al meglio tutte le tipologie di corsa anche durante le giornate di pioggia. E qui arriviamo alla sintesi delle Wave Sky 5, una scarpa davvero eclettica. Nel tallone è presente una schiuma esposta che consente a chi appoggia di tallone di avere una sensazione di morbidezza da cuscino, ma grazie alla presenza del battistrada flessibile nell'avampiede, questa scarpa secondo me è adatta non soltanto a chi pesa più di 75 kg, ma fondamentalmente a tutti. Tra l'altro, sarebbe davvero solare se vi iscriveste al canale. Io lascio la parola al prodepodista che ho intervistato qualche giorno fa prima della maratona di Torino. Voi nel frattempo stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Io vado a bermi un coffee e soprattutto vado ad asciugarmi un pochino. Ciao! Kermit la rana. Andrea, non ho la maglietta di Mizuno, ma solo di Adidas. Comunque oggi parliamo delle Mizuno Sky 5. Cosa ne pensi di queste scarpe che abbiamo aperto diverse settimane fa e delle quali la mia opinione è altissima? A parte che era il mio numero, la devi dare a me, questa te la sei tenuta, cagnaccio, per quello che forse ti è piaciuta tanto. Non vorrei ripetermi tra i vari video, ma tanto c'è tanta gente che non è preparata e ci continua a chiedere le stesse cose. Direi super scarpa da lento, direi super scarpa classica da lento, molto simile alla Nimbus, molto simile alle Triumph e molto simile alle Glycerin. Mi è piaciuto che mi sembra che negli anni si sia ammorbidita un pochino rispetto alla prima versione che avevamo provato, non mi ricordo se l'avevamo testata, comunque l'avevo calzata, mi sembrava davvero tanto duretta. Questa credo che, complice la tomaia super classica, comunque bella, bella imbottita, ed è diventata molto comoda e confortevole.
come i divani, cos'è che diceva quello là l'altra volta? Tra l'altro, Andrea, io mi ricordo, ho visto qualche giorno fa, ho pubblicato un articolo su degli auricolari su The Running Pit, ho visto che avevamo pure fatto la recensione della Sky 2, quindi sicuramente è una scarpa che monitoravamo da parecchio tempo. Secondo te a chi sono adatte queste scarpe? Diciamo che sono adatte ad atleti pesanti, quindi quelli sopra i 75 kg. Avevamo messo quella linea di demarcazione, ma sono scarpe anche per gli atleti che pesano di meno di 75 kg per quei giorni dove si sentono stanchi o qualche dolorino ai piedi o alle ginocchia, secondo me diventano super. Secondo te a livello di distanze, per quale distanze le utilizzeresti? Non hanno distanza queste qua, cioè se dovessi fare un ultramaratona le potrei usare tranquillamente, quindi hanno una limitazione secondo me sull'andatura. E diciamo che sotto i 4,20 cominciano a diventare ostiche da spingere. E appunto, parlando di ritmi, per quali ritmi le utilizzeresti e che per quale tipologia di allenamento? Non sono scarpe all around, non sono minimamente scarpe all around, quindi le utilizzerei per le corse lente svelte. Ti dico, la mescola è morbida, ma un pochino più dura rispetto ad altre, quindi magari un pochino di più la riesco a spingere, però diciamo che sarebbe volersi del male a spingerla un pochino di più, del 4,20 al chilometro. E infatti parlaci velocemente della mescola Energy che su questa scarpa è davvero copiosa. Ma a parte che c'è scritto Wave, ma la piastra non credo che ce l'abbia neanche più, morbido e reattivo, non reattivissimo come potrebbe essere il Blast della nuova Blast, per dire, o lo Zoom X, però si è sempre lì, una scarpa da lento super protettiva, andiamo a cercare la protezione, non la velocità, quindi il suo lo fa. Invece a livello di battistrada che sensazione hai avuto? Come vedi poi le usate sono, come dici tu, gentile, le usate parecchio tempo. Si è sempre lì, scarpe da lento, non vado più forte di 4,20, è difficile che scivoli, non le utilizzerei soprattutto quando piove. E con questa tua maglia qua comunque classica che si impregna molto, indi per cui il grip che ha su asfalto o terreno morbido non bagnato secondo me è super e va benissimo, e sul bagnato magari correre tra i 30 non è eccezionale, però potrebbero essere un po' tutte le scarpe così. Quindi diciamo che su asfalto asciutto, pista bianca asciutta, non danno problemi assolutamente. Secondo te, siccome le condizioni di utilizzo sono appunto quelle di persone tra virgolette abbastanza pesanti, come le hai giudicate a livello di stabilità? No, guarda, ti dico, una scarpa super per quello, per assurdo la preferisco a una scarpa come la Bondi che ha tantissima gomma, ma mi sembrava molto più pesante da portarsi in giro. Questa qua mi dà un'idea più di leggerezza. Io non ho ceduto, non mi sono sentito cedere per niente, mi sembra che la scarpa sia molto stabile. Invece a livello di tallone, ovviamente non appoggi di tallone, ma che sensazione hai avuto e come ritieni la conchiglia di questa scarpa? Allora, di solito quando provo le scarpe, in quanto praticamente non appoggio mai il tallone, cerco quasi di tallonare apposta, ti dico, la scarpa anche nel tallone è molto ammortizzata, soprattutto nel tallone è molto ammortizzata rispetto ad altre scarpe che non cito adesso perché lo so che a te non piace, ma faremo la review più avanti. Anche in avampiede comunque è abbastanza cicciotta, quindi non senti il terreno se corri di avampiede. Secondo te, Andrea, quali sono i pregi e i difetti di questa scarpa dopo 200 km? Ma guarda, ti dico, sono scarpe da super lento per persone che pesucchiano. Ti dico, fanno egregiamente loro. Faccio fatica a trovargli dei difetti, trovo i pro, nel senso che sono state create apposta per quello e il loro lavoro lo svolgono bene. Se ti dovessi dire un difetto, per dire che non puoi andarci a 3,20, però non sono nate per quello, quindi sarebbe stupido dirlo. Qual è, secondo te, ultima domanda, la linea di demarcazione tra le Wave Rider 25 e queste Sky 5? Nel caso in cui ci fosse un aficionado di Mizuno. Allora, diciamo che c'entrano poco nulla una con l'altra, se non per la marca. Queste qua le utilizzerei per i lenti, io Andrea Suffentini le utilizzerei per dei lenti rigeneranti, le altre le utilizzerei per i lenti di tutti i giorni.
se dovessi essere un atleta un pochino più pesante, un pochino più lento, utilizzerei le Sky per fare i lenti di tutti i giorni, mentre le Rider per i lavoretti. Va bene, grazie Andrea, stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima e devi solamente dirmi cosa faremo quando arriveremo a 10.000 iscritti al canale. Compreremo una Aston Martin. No? No? Dai Max, comprami una Aston Martin, ti prego. Ti hanno chiesto di fare un video di 10 km assieme con la GoPro, non so se mai succederà, anche perché abbiamo anche la Insta 360, la Insta Go 2, tutto quello che vuoi, e quindi non lo so. Credo che qualcuno in privato ti abbia scritto che quei video la facevano abbastanza impressione, perché te l'avevo detto io, ma te l'ha detto anche qualcun altro, che sembravi senza un braccio, e per fortuna che hai smesso di farle, anche se ho visto che ne è uscito uno oggi, ma non ho controllato, ma mi sembrava che non corressi, quindi... No, oggi ho fatto solo il video con del libro vegano, quindi poi ci sarà una recensione. Scriveteglielo sotto che quei video lì non vanno più fatti. Va bene, grazie Andrea, stay strong, ci vediamo alla prossima.